Dal 5 al 21 luglio i luoghi più suggestivi dei comuni di Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Cessa Palombo, San Ginesio saranno lo scenario di Appennino Photo Festival, Luce della Rinascita. Professionisti di rilievo internazionale hanno accolto l'invito. L'evento è stato presentato proprio a Belforte del Chienti. Workshop fotografici, conferenze, mostre e laboratori esperienziali, anche per i più piccoli, condurranno lo spettatore nello scenario unico e suggestivo dei Monti Sibillini e dei borghi dell'Appennino. L'evento è organizzato da Fotonica 3 che festeggia i 10 anni di attività. 21 ospiti si alterneranno in 15 incontri, accolti in numerose locations dei 4 comuni. Saranno 7 le mostre, 4 i workshop e un concorso di fotografia naturalistica Appennino Photo Contest rivolto a fotografi di ogni età e provenienza, diviso nelle categorie paesaggi, animali, parchi nazionali. Durante il festival ci sarà la prestigiosa premiazione della 13ª edizione del concorso internazionale di fotografia naturalistica promosso da Asferico, rivista quadrimestrale di fotografia naturalistica. Ai workshop prenderanno parte grandi nomi come Maurizio Biancarelli, fotografo pluripremiato e collaboratore di molte riviste come National Geographic Italia, Marianna Santoni, tra i massimi esperti nella gestione delle immagini digitali, Marco Colombo, giovane fotografo e divulgatore scientifico guida ambientale, Fabiano Ventura, specializzato in tematiche ambientali e fotografia di paesaggio e montagna, Emanuele Biggi, naturalista, esperto di animali e conduttore della trasmissione Geo su Rai 3, Bruno D'Amicis, autore e fotografo, biologo, grande appassionato di fauna selvatica e di montagna, Cesare Catà, filosofo e performer teatrale. Questi paesi hanno bisogno di essere raccontati e vissuti, le persone che li popolano hanno bisogno di una luce di rinascita.